Sì, è vero, ero un giocatore del Milan. Ho giocato in prima squadra come mediano. Le due SS si scambiarono un'occhiata e mi dissero che mi avrebbero provato sul campo. Se avevo mentito, mi avrebbero ucciso. Le SS giocavano a football tra di loro ed erano rimaste a corto di giocatori. Io avrei dovuto essere pronto a giocare per sostituire eventuali assenti. Un'ora dopo ero sul campo di calcio. Loro con gli stivali e io scalzo. Era iniziato il provino più importante della mia vita. Il pallone come una sfera magica, a celare un angolo di futuro, speranza affidata a stracci di pelle, che non hanno valore, che non somigliano a niente, che non provano niente, se non l'attanagliante paura di sbagliare. Il cuore di Ferdinando Valletti è altrove mentre palleggia con i suoi aguzzini, scalzo e con la sua divisa addosso, e segue passaggi perfetti, ma con la mente al San Siro, a giocare con i suoi compagni del Milan, che gli gridano: «Dai Nando, passa! Dai, Nando! Fagli vedere cosa sai fare». Lui ha motivato questa scelta, che può apparire anche non del tutto etica, perché alla fine giochi con chi è il tuo aguzzino, ma con la disperata voglia di vivere, di tornare, di cercare di salvare anche qualche compagno, e lui questo ha fatto. Battere gli SS e riuscire a rimanere vivo. Eccolo il solo pensiero di questo ragazzo di 23 anni, promessa dei rossoneri, finito prima a Mauthausen e poi spedito nell'inferno di Gusen per aver organizzato e partecipato a uno sciopero in fabbrica, all'Alfa Romeo, al Portello. Da San Vittore il biglietto di sola andata dal binario 21, verso l'orrore che i nazisti avevano studiato e pensato per i detenuti politici di ogni razza ideale che, una volta varcata la soglia del campo, avrebbero smesso di essere uomini, diventando numeri da cancellare. Quando è arrivato lì, Nando è forte, un atleta. I lavori forzati, le privazioni e l'orrore che non ha mai voluto svelare a nessuno per tutta la vita lo portano a giocarsi il suo destino, annientato nel corpo, ma non nella sua voglia di tornare a casa. Come ci racconta sua figlia Emanuela, giornalista e scrittrice, che la storia di suo papà l'ha raccontata in un bellissimo libro, Deportato I-57633, diventato anche un toccante documentario. Campo diventava parte di una squadra, questo l'ha detto lui. Probabilmente lo sport aveva superato anche queste barriere, perché lo sport fa dei miracoli a volte, no? Li fa anche normalmente, quindi forse in quel momento lui faceva parte di una squadra, e per quella squadra, in maniera leale, aveva cercato di giocare, anche se forse la sua coscienza non era del tutto serena. Lui giocava con il suo numero? Sì, 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 sì. Lui giocava con la sua casacca. Con la sua storia, no? Con la sua storia, sì. Portava la sua storia lì, in questo campo, e con questi compagni di gioco che alla fine erano i suoi carnefici. Non penso sia stato facilissimo, ecco. Nando è riuscito a farcela grazie alla sua tenacia, alla voglia di tornare a casa e un pizzico di fortuna, quella sì. Alla prima partita ne sono seguite altre. Gli SS trovavano il tempo di giocare ogni due settimane. Il suo nuovo status di sguattero nelle cucine gli permette così di portare qualcosa da mangiare ai suoi compagni. Resti di verdure, nascosti negli zoccoli tra le dita dei piedi, che salveranno 5 persone. Ma al rientro, la sua arma contro i fantasmi resterà per sempre il silenzio e i ricordi di tutti in una scatola. Entrare in quella che poteva essere proprio la sua vicenda, il dolore patito, cosa gli avevano fatto, così con noi non l'ha mai raccontato. Parlare con Manuela fa bene al cuore. La sua dolcezza è presagio di un amore forte, unico, indistruttibile. Come può esserlo quello che lega un padre a una figlia? Lei colleziona orologi, ce ne sono ovunque nella sua casa. A sottolineare un rapporto con le ore diverso, profondamente umano, che prescinde il solo valore temporale, assegnandogli quello assoluto del comprendere, del non dimenticare mai, ciò che è stato terribilmente bello e altrettanto tragico. Un nemico si è presentato al tramonto della vita di Nando. Orribile, non aveva la divisa, eppure portava con sé l'inafferrabile violenza dell'oblio, dove tutto scivola via come sabbia tra le dita, che non riesci a trattenere, privandoti di te, di chi sei stato, di chi hai amato, e riportandoti alla mente, forse, ogni infinito dolore provato sulla tua pelle.
Lei è stata molto vicina a suo papà nella malattia. Sì, si raccontava di queste foto strappate, di queste foto sfregiate, come se lui volesse strappare. Volesse cancellare, secondo me, questa parte della sua vita, perché nonostante con noi lui si fosse dimostrato sempre tranquillo, perché lui ci diceva che aveva perdonato, non come gesto di debolezza. Io ho perdonato perché sennò non avrei più potuto continuare a vivere. E questo è vero. Non puoi vivere sempre con rancore verso qualcuno, devi. Però dentro di lui, alla fine, forse c'era molto, molto contrasto, insomma, il male che gli avevano fatto era stato tanto. E quindi lui, nel momento della malattia, quando perdi i freni, perché quella malattia lì, Alzheimer, esatto, ti toglie la memoria, ma forse non la memoria interiore. Quindi lui, in quel momento lì, penso che abbia rompeva tutto, proprio distruggeva. Infatti le poche foto che mi sono rimaste le conservo io, nel senso che non sono sfuggite, ecco, a questa sua furia distruttiva. Ferretti è scomparso nel 2007. Ci auguriamo che la sua storia trovi posto nel Museo della Shoah, che dovrebbe sorgere a Milano, proprio accanto al binario 21. Fin qui i signori del Milan dagli ingaggi stellari non si sono fatti vivi, ma sono sempre in tempo per dedicargli almeno una targa alla memoria, magari nello stadio di San Siro, dove quel ragazzo strappato alla vita sognava di poter tornare un giorno a giocare finalmente da uomo libero. Una tenerezza infinita, guardi, io provavo per quest'uomo che era ridotto poi ultimamente su una sedia a rotelle, con gli occhi però che parlavano, sa? E quindi so che mi chiamava senza voce, mi accarezzava, cioè cose che non puoi neanche umanamente sopportare, di vedere una persona così ridotta. Eppure lui tenacemente non ha mai detto di non voler andare avanti a vivere. Voleva rimanere, come se la vita che aveva era riuscito a rubare là nei campi di sterminio la vendesse cara, insomma.